Crolla un terrazzino in una palazzina del 400 a Fossombrone, ferite due persone. La più grave, dopo un volo di 6 metri, è stata trasportata ad Ancona nelle ambulanze. Un geometra che era insieme allo storico del posto Renzo Savelli, ferito in modo lieve. Addio a Fabio Guccioni, ex assessore nella giunta Guzzi e presidente di Fano Solidale. Da mercoledì anche Acqualagna e Petriano torneranno in zona gialla come il resto della regione, in leggero aumento il numero dei ricoveri in ospedale. La regione aggiorna le linee guida per chi lavora nelle strutture ricettive e negli stabilimenti balneari. Aperte da sabato le piscine all'aperto. Un tir si ribalta nella rotatoria, illeso il conducente. Non si placa la protesta per i parcheggi a pagamento nella zona mare di Fano, tra i contrari anche alcuni imprenditori. Tra poco in diretta su Fano TV, Primo Cittadino con il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Pucchieri. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione. Vi chiediamo scusa per il ritardo con cui andiamo in onda, ma abbiamo avuto alcuni problemi tecnici. Comunque siamo in diretta. Allora, hanno fatto un volo di 6 metri le due persone rimaste ferite a causa del cedimento di un terrazzino del primo piano di Palazzo Bramasangue, risalente al XV secolo. L'incidente si è verificato intorno a mezzogiorno in via Giganti, nel centro storico di Fossombrone, durante un sopralluogo commissionato per alcuni lavori di ristrutturazione. Il più grave è Paolo Picchi, dello studio tecnico associato, specializzato nei rilievi, che ha riportato la frattura di alcune costole. L'uomo è stato trasportato nelle ambulanze al Torrette di Ancona. Invece il collega Renzo Savelli, uno storico del posto in pensione, è rimasto ferito in modo lieve. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il terrazzo, che era al piano inferiore, abbia attutito il colpo, ma anche poi questo avrebbe ceduto facendoli precipitare ulteriormente fino al semiterrato. Sul posto due ambulanze del 118, i vigili del fuoco di Cagli, la polizia locale di Fossombrone e gli ispettori dell'ASUR di Fano. È morto, dopo aver combattuto contro una grave malattia, Fabio Guccioni, ex assessore nella giunta Guzzi e presidente di Fano Solidale. Centinaia oggi i messaggi di cordoglio e le persone che hanno voluto ricordare la sua figura, figura di uomo e il suo impegno politico. Mente lucida, intelligenza critica e cuore solidale, Fabio Guccioni lascia un grande vuoto nella nostra comunità. Con queste parole il sindaco di Fano Massimo Seri ha ricordato con stima l'ex assessore ai servizi sociali, presidente e poi vicepresidente della Fondazione Fano Solidale, deceduto all'età di 65 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia ai polmoni. Guccioni, stimato da tutti, è deceduto questa mattina alle 5 all'ospedale Santa Croce. Lascia la moglie Rossella e la figlia Gaia. Politicamente, ha detto Seri, è stato un amministratore coraggioso e per certi aspetti quasi rivoluzionario, perché leggeva in anticipo i cambiamenti sociali. Di lui ho sempre apprezzato la coerenza anche nelle scelte mai di parte all'interno del suo percorso. Sul fronte personale si è sempre distinto per il grande impegno che lo ha portato a credere in tante iniziative di forte impatto. Ad esprimere cordoglio anche l'assessore regionale ed ex primo cittadino Stefano Guzzi. Fabio Guccioni per me era non solo un carissimo amico, ma è stato un collaboratore fidato fin da quando io mi sono candidato a Fano la prima volta, poi è stato con me assessore nella mia prima giunta e proprio lui aveva poi rinunciato al ruolo di assessore, cosa molto rara, per guidare la Fondazione Fano Solidale, per portare avanti questo suo progetto al quale ha sempre tenuto tanto e per il quale ha dato tanto, verso i più deboli, verso le persone che ne hanno più bisogno. Quindi questa città, la città di Fano, perde una grande persona, una bella persona, una persona che era sempre pronta e disponibile verso gli altri. Per me, sinceramente, è un grande dolore. Guccioni negli anni ha ricoperto incarichi di prestigio, prima con la Democrazia Cristiana e poi con l'UDC, partito che oggi lo ricorda come un uomo di grande intelligenza e politico che ha sempre agito con lealtà e schiettezza. Devo dire che ha fatto tante opere che rimarranno in questa città, dalla casa di riposo al centro Itaca, alla Fondazione Fano Solidale, che ha dato tantissimo veramente da questo punto di vista, ai club anziani, l'Arena BCC, piuttosto che prestiti sociali.
Quindi ha fatto tanto per la città, una persona che verrà ricordata appunto per le buone cose che ha fatto nella città. Dal punto di vista politico ha dato sempre un grande contributo, è stato sempre vicino alle persone in difficoltà, i più bisognosi, portando avanti con il suo modo di fare molto deciso, energico, quasi vulcanico, il tema della sussidiarietà che ha portato in tutti gli ambienti politici, cercando appunto di portare avanti questo con grande impegno politico. Centinaia oggi messaggi di cordoglio dagli amici, dal mondo del volontariato e da parte di ogni schieramento politico, ed è in uno dei luoghi a lui più cari che il presidente della cooperativa Tre Ponti, Gino Bartolucci, ha voluto salutarlo. Socio della cooperativa Tre Ponti, socio della Proloco, ideatore di questa arena BCC che vedete qui alla mia spalle. È venuto a mancare un personaggio impegnato nel sociale, nel volontariato. Noi qui, che lo avevamo tutti i giorni, naturalmente, durante il periodo estivo in particolar modo, dopo il lavoro per lui esisteva il parco della chiesetta di Tre Ponti, il nostro parco dell'arena, dove dedicava tutto il tempo per innaffiare, per tagliare l'erba, per la cittadinanza di Tre Ponti, ma tutta la cittadinanza piange oggi il nostro caro amico, socio Fabio Guccioni. I funerali di Guccioni si svolgeranno mercoledì alle ore 16 nella chiesa Santa Maria Goretti a Sant'Orso di Fano. La salma poi verrà tumulata nel cimitero di Rosciano. Fabio è stato un grande sostenitore di Fano TV sin dall'inizio di questa nostra avventura, quindi grazie davvero a lui, siamo sicuri e certi che continuerà a sostenerci anche da lassù. Da mercoledì e per almeno una settimana tutte le Marche saranno gialle. Oggi infatti il governatore Acquaroli non ha emesso nuove ordinanze per mettere i comuni in microzona rossa. L'ultimo provvedimento firmato dal Presidente la scorsa settimana riguardava Petriano e Acqualagna. Le Marche chiedono la sospensione dell'iter parlamentare per il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione. Comunicarlo è Acquaroli. Acquaroli che scrive: è calendarizzato in Senato il voto per il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche, un iter iniziato ben 14 anni fa. Le Marche, ha continuato il Presidente, non possono permettersi di perdere altre due comunità e di separare quello che è un unico meraviglioso territorio come in Montefeltro. Per questo, ha concluso Acquaroli, oggi ho scritto alla Presidente del Senato, al Presidente della Commissione competente e a tutti i capigruppo per chiedere con forza la sospensione dell'iter parlamentare per il distacco dei due comuni. La pandemia, sono 4 i decessi nelle ultime 24 ore nelle Marche, 4 decessi tra le vittime, non c'è nessun residente nella provincia di Pesaro Urbino, invece i nuovi positivi sono 53, di cui 14 nel Maceratese, un calo che come sempre ogni lunedì si registra a causa della diminuzione dei tamponi processati. Negli ospedali però della regione ci sono 7 ricoveri in più rispetto a ieri per un totale di 310. In terapia intensiva i pazienti sono 48, mentre in semi-intensivi i degenti salgono a 94. E oggi la Regione Marche ha aggiornato le linee guida per lavorare in sicurezza nelle strutture ricettive della nostra regione, anche negli stabilimenti balneari. Intanto sabato sono state riaperte, anche se all'aperto, le piscine. Anche le piscine all'aperto ripartono, c'è tanta emozione da parte dei nuotatori. Questa mattina siamo venuti qui al Parco della Pace a trovarli. La voglia di tornare a tuffarsi dopo 9 lunghi mesi di chiusura, i più appassionati ci hanno già provato nelle prime ore del mattino. Ripartono le piscine all'aperto per la gioia dei nuotatori, che sono potuti tornare al Parco della Pace nel quartiere Soria di Pesaro, unico impianto aperto in provincia, poiché è il solo ad essere dotato di una vasca esterna. Dal 1 giugno, assieme alle palestre, dovrebbero poi poter riaprire anche le piscine al coperto. Misurazione della temperatura all'ingresso e mascherina su fino all'entrata in vasca. Una doccia all'aperto con tanto di prese per i phone e 3 tende per cambiarsi. Queste le novità. Gli spogliatoi per ora restano chiusi. Sta andando bene, il tempo ci assiste, le persone sono bravissime perché rispettano tutte le regole che abbiamo chiesto di rispettare e devo dire che funziona. Adesso ancora è un po' freschino, però l'acqua è riscaldata, la riscaldiamo a 28 gradi e mezzo. Abbiamo predisposto tutte le misure di sicurezza necessarie per operare in modo tale che non avvenga il contagio. Qui siamo molto sicuri perché c'è in ambiente clorato
il cloro uccide il virus e quindi si è ancora più sicuri. Poi all'aperto e distanziati i problemi qui non dovrebbero esserci. Abbiamo l'unica piscina olimpica della Regione Marche, sono 1100 metri quadri, quindi più di 100 persone potrebbero frequentare contemporaneamente la piscina. Abbiamo un sacco di posti dove cambiarsi all'aperto e direi che ecco, è il momento giusto per ripartire. Qui non sono solo nuotatori, ma ci sono anche delle palestre, quindi si fa anche fitness. Abbiamo previsto dei percorsi che non prevedono mai di incontrarsi e quindi si entra in un punto e si esce in un altro punto. Tra gli appassionati nuotatori anche il parroco pesarese Don Marco Di Giorgio. Meraviglioso, sto per piangere, sono commosso, è bellissimo, non vedevo l'ora, una gioia, è proprio la gioia pura. Vedere la piscina riaperta, stupendo. Guarda, è stato un ritorno meraviglioso, non aspettavamo altro. Siamo allenati grazie al gestore della piscina, noi agonisti tutto l'inverno ma in condizioni un po' di difficoltà. Nuotare all'aperto è fantastico, è veramente una cosa che ti fa sentire di ritornare quasi alla normalità. E per noi che facciamo gare è veramente una bellissima cosa poter ricominciare veramente a nuotare, pensando anche a qualche gara da fare durante la stagione nelle migliori condizioni. Aspettiamo solo un po' di sole in più e poi sarà tutto fantastico. Questa mattina un tir si è ribaltato in una rotatoria a Pesaro, è successo intorno alle 10 lungo la strada Montefeltro all'altezza di strada della Fornace Vecchia che conduce all'Obi. Illeso il conducente, un 50enne romagnolo che per causa ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo pesante e si è ribaltato su un fianco. Sul posto la polizia locale è intervenuta per i rilievi e la viabilità e il 118 e i vigili del fuoco. Dopo la richiesta di dimissione dell'assessore Fabio Lattonelli, la Lega Fano torna all'attacco sui parcheggi a pagamento nella zona del mare, ad unirsi alla protesta anche alcuni imprenditori. Residenti, commercianti e imprenditori continuano a scendere in campo per contrastare la scelta del comune sui parcheggi a Lido e alla Sassonia. 311 gli stalli in totale che cambieranno colore, facendo diventare la sosta pagamento dal 1 giugno al 15 settembre. Dopo le lamentele, la giunta ha deciso di prendersi alcuni giorni di tempo per valutare insieme ad ASET costi, orari e convenzioni e domani dovrebbe essere approvata la delibera. Un passo indietro, parziale, che non è piaciuto alla Lega Fano che dopo aver chiesto le dimissioni dell'assessore Tonelli oggi ha ribadito una gestione definita imbarazzante e non accettabile dei lavori pubblici in città. Chi ci rimetterà sono sicuramente i residenti che non hanno voce in capitolo o non hanno una forza contrattuale e quindi dovranno essere rassegnati ad accettare quello che verrà deciso e con rabbia e con rassegnazione. C'è anche un'altra situazione che non è stata gestita, diciamo così, in collaborazione con altri enti. Certo, alcuni gestori ci hanno detto che per il potenziamento della linea elettrica della loro locale hanno coinvolto Enel che è intervenuta sulle linee blu già disegnate, quindi a dimostrazione che non c'è stato un coordinamento tra Comune e Enel, oppure anche le stesse centraline per il pagamento del parcheggio sono state messe e poi sono state dovute rimuovere perché chi mette la fibra deve passare proprio dove erano le colonnine, l'hanno dovuto togliere. Questi sono soldi spesi male dal Comune e quindi diciamo i cittadini, i residenti che tra l'altro pagano le tasse non vedono in qualche modo un ritorno di quello che loro pagano. Ad unirsi alla protesta anche Giorgio Andrea Ricci, titolare di un noto ristorante e presidente di Ristor Italia. Anche noi, ha detto, non siamo stati interpellati. Non ci aspettavamo così dall'oggi al domani queste nuove strisce blu, dove vanno chiaramente a creare uno scompiglio, un delirio, perché nel momento stesso che comincia la stagione estiva la gente che abita qui in Viale Adriatico si riverserà tranquillamente in una strada che è già intrafficata del suo con altre macchine in via Dante Alighieri nella parte posteriore e sarà veramente un delirio quest'anno. E la diminuzione dei parcheggi fa storcere il naso anche ad alcuni albergatori pronti ad accogliere i turisti. Pagare un parcheggio che prima non si pagava rappresenta sempre un disagio per i turisti, però secondo me il disagio più grosso sarà quello dei parcheggi che sono persi in questo modo e saranno persi se in via Dante Alighieri toglieranno i parcheggi a spina di pesce e li faranno perpendicolare, cioè lungo la via. Quello sicuramente sarà un disagio perché tutti gli anni già siamo carenti di parcheggi
se ne perdi altri 70-80, non so la gente dove andrà quest'estate a parcheggiare. Già ci sono i problemi quando c'è la fiera, lo sappiamo, alcune persone addirittura a volte disdicono le camere che non riescono ad andare a raggiungersi a parcheggiare. Secondo me quest'anno ci saranno dei disagi. Ci sono imprese che resistono alla crisi e si espandono. A Mondavio l'azienda Arkansas ha inaugurato il nuovo sito produttivo e ha assunto 30 persone nell'ultimo periodo. Il coronavirus ha provocato una grave crisi, travolto aziende e cancellato posti di lavoro, ma ci sono settori che hanno ricevuto, al contrario, una spinta alla crescita. Capacità e professionalità hanno permesso ad alcuni imprenditori di continuare ad investire su nuove linee di lavoro. È il caso dell'Arkansas, un'azienda con sede a Piaggio di terre roveresche, ma con produzione a Mondavio. Nei giorni scorsi, a Pianaccio, è stato inaugurato il nuovo stabilimento dell'azienda che dal 1980 progetta, realizza e commercializza profili per rivestimenti, raccordo igienico, pavimenti e ferramenta fai da te. Sì, in effetti ho colto l'occasione dopo 2 anni di lavoro di inaugurare lo stabilimento che vedrà la lavorazione dell'alluminio in tutte le sue sfaccettature, con un'attenzione particolare all'impatto ambientale, quindi con un impianto di depurazione all'avanguardia, con tutti i permessi ambientali e diciamo con altre attività sempre all'interno dello stabilimento a basso impatto ambientale. Posso veramente dire di essere fortunato, di ringraziare tutti, compreso le amministrazioni locali, il Comune di Mondavio e la provincia sono state molto solerti nel rilasciare i permessi per i quali noi possiamo oggi operare. La ditta, fondata da Stelio Scriattoli e gestita dal figlio Amedeo e dal nipote Federico, lo scorso anno ha raggiunto i 33 milioni di euro e l'azienda sta continuando ad incrementare sia le esportazioni che la forza lavoro. Ad oggi conta 130 dipendenti, di cui 30 nel nuovo stabilimento di 11.000 metri quadrati, circa 30 invece le assunzioni fatte nell'ultimo periodo. È una giornata importante in primis per l'azienda. Arkansas ha una storia di 40 anni su questo territorio, non la conoscevamo fino a qualche anno fa, e però sì, è una giornata importante sicuramente anche per il nostro comune e per la Vallata del Cesano. Nel corso di questi ultimi anni la presenza di questo stabilimento ha portato anche un'occupazione. Il dato positivo è che un'occupazione spesso giovanile, un'occupazione anche femminile, come abbiamo visto oggi davanti al Capannone durante l'inaugurazione, veramente tanti giovani. Immagini davvero che mettono il buon umore, almeno. C'è dunque Roberto Vecchioni, Cesare Cremonini, Piero Pelù, Davide Toffolo, Asi Argento, sono alcuni dei personaggi che verranno a Fano dal 18 al 25 giugno per partecipare alla 9ª edizione di Passaggi Festival. 8 giorni di eventi tra centro storico e lungomare, con decine di presentazioni di libri, incontri, laboratori per bambini e mostre d'arte per l'edizione più lunga e ricca di sempre. Torna a Fano dal 18 al 25 giugno Passaggi Festival, la manifestazione dedicata alla saggistica promossa da Passaggi Cultura e Librerie Coop. L'iniziativa ha il patrocinio del Ministero della Cultura e il contributo del Comune e della Regione. Decine anche quest'anno gli ospiti illustri che si alterneranno nei vari luoghi dell'evento, giornalisti, cantautori e personaggi dello spettacolo. Abbiamo davvero di tutto, cerchiamo di guardare a ogni fascia di età, dai bambini alle persone adulte, agli anziani, ai giovani, ma anche persone con interessi completamente diversi. Quello che cerchiamo di fare è innanzitutto avvicinare i libri alle persone nella maniera più semplice possibile. Tanti temi che verranno trattati, dalla parità di genere alla pandemia, dall'ecologia e il lavoro alla politica internazionale, ma anche l'amore, il benessere e l'alimentazione. In questa 9ª edizione a ricevere il premio Passaggi sarà il cantautore e scrittore Roberto Vecchioni. Non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure. Il premio Fuori Passaggi invece verrà consegnato ad un altro cantautore, Cesare Cremonini, già frontman e autore delle più importanti canzoni del gruppo italiano Lunapop.
Infine, il premio Andrea Barbato andrà al giornalista Ahmet Altan, 71 anni, liberato il 14 aprile dalle prigionie turche dopo una sentenza della Corte di Cassazione che ha ribaltato la precedente condanna. L'uomo era stato incarcerato con l'accusa di aver diffuso messaggi subliminali a favore del tentato colpo di Stato nel luglio 2016. Abbiamo davvero di tutto, cerchiamo di guardare a ogni fascia di età, dai bambini alle persone adulte, agli anziani, ai giovani, ma anche persone con interessi completamente diversi. Quello che cerchiamo di fare è innanzitutto avvicinare i libri alle persone nella maniera più semplice possibile. Quali saranno invece i luoghi di passaggio? Si parte dalla piazza, palco centrale, rassegna libri in piazza, autori di grande popolarità. Si va al Pincio, quest'anno il Pincio ha avuto davvero un exploit, sarà perché molti artisti del mondo dello spettacolo, della musica, non hanno potuto far nulla nel periodo del Covid e hanno scritto libri e ne avremo tanti. E questo sarà il Pincio, dove però ci sarà anche una rassegna di graphic novel, Passaggi fra le nuvole, un nome per tutti, Toffolo. Ritorniamo verso la piazza, ma per andare alla chiesa di San Francesco, lì sarà ospitata la rassegna Passaggi di benessere, ad esempio ci sarà il medico Pierluigi Rossi, ci sarà Justin Matera e tanti altri nella rassegna Passaggi di benessere, poi alle ore 19 di ogni giorno la rassegna libri alla San Francesco con tantissimi autori, anche con libri completamente diversi fra di loro, ci sarà sempre alla San Francesco la rassegna di poesia Passaggi diversi, tra l'altro quest'anno c'è una novità, ospitiamo un pezzo del premio internazionale Franco Fortini e poi la mediateca è ormai uno dei punti principali del festival, tutte le attività per i bambini sono lì dentro, ma quest'anno la novità è che gli incontri del mare che abbiamo al mattino, che abbiamo inaugurato l'anno scorso al Bonbon, si replicheranno non solo al Bonbon ma anche a Bagni e Torrette e altro luogo nuovo, nei giardini Leopardi, quindi dietro la corte malatestiana, ospiteremo dei laboratori anche lì per bambini. E visto le norme anticontagio, come si accederà? Ancora dobbiamo pubblicare sul sito come si accederà, credo che il meccanismo sarà lo stesso dell'anno scorso ma stiamo attendendo, quindi l'ingresso è libero ma è consigliatissima la prenotazione a tutti gli eventi, sia l'ingresso sia la prenotazione sono gratuiti. Ok, allora noi ci fermiamo qua, adesso il tempo di sanificare lo studio, poi in diretta, sempre in diretta, l'appuntamento con Primo Cittadino, l'ospite di questa sera, l'ho appena intravisto, è il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Occhielli. Noi ci vediamo domani mattina alle 7 con Occhio ai giornali, il commento alla stampa. Arrivederci.